Le celebrazioni per i 110 anni dalla fondazione della Questura di Brescia, la cerimonia questo pomeriggio, anche il capo della polizia, Lamberto Giannini. Sentiamo Federico Simonelli. Il tricolore sotto il sole è una scultura ai caduti della polizia e non solo realizzata dai giovani artisti dell'Accademia di Santa Giulia. A Brescia arriva anche il capo della polizia Lamberto Giannini per celebrare i 110 anni dall'istituzione della Questura. Le sue parole sull'importanza del ricordo. Il ricordo dei nostri cari, delle persone che non ci sono più, delle persone che si sono sacrificate. Brescia colpita duramente dalla pandemia, Brescia che come il resto della Lombardia e dell'Italia riparte e riapre. Anche qua gli episodi di violenza tra giovani e giovanissimi sono tenuti sotto stretta osservazione. Preoccupazione, ma con le dovute proporzioni, dice Giannini. È un fenomeno che esiste e su cui c'è anche un'attività di prevenzione e un'attività di contrasto. Però a fronte di questi episodi che chiaramente assurgono all'onore della cronaca, ci sono anche decine di migliaia di persone che stanno in maniera assolutamente responsabile seguendo questa ripartenza. A Palazzo Loggia un percorso fotografico che sempre con i giovani dell'Accademia ripercorre la storia e la cronaca, anche quella più dolorosa, della città. Il questore ha interloquito direttamente in tutto questo periodo con i giovani che hanno restituito attraverso la loro arte una serie di non solo suggestioni ma anche vere e proprie opere d'arte. I ragazzi hanno presentato anche un progetto per il miglioramento della facciata della questura che in futuro potrebbe tradursi in pratica.